vorrei sapere da Vincenzo e da Diego se tra voi è stato amore artistico a prima vista, se l'avete costruito pian piano e poi che cosa avete in comune. Sono io. Abbiamo costruito piano piano. Io dico le facili, poi rispondi quella difficile. Abbiamo costruito piano piano, ma c'era una. Sai, come quando io ero ragazzo, c'avevo sempre una ragazza che passava davanti al bar. Io non sapevo chi fosse, però non era un amore a prima vista, ma era un'attrazione forte. E un giorno ho deciso di conoscerla, e da lì è diventata una cosa un po' più importante. Poi dopo si è fermata. Con Vincenzo lo vedevo e assaporavo il giorno che l'avrei potuto conoscere, che avrei potuto lavorare con lui. E finalmente è arrivato, e quindi per me è stata facile. Adesso voglio vedere cosa dici te. Allora, per me, l'ho detto in tutte le interviste, Diego, nonostante abbiamo la stessa età, per me è come se fossi cresciuto Continua a dire sta cosa con i qua film di... dell'età perché vuol Però dire, dico... lui come sembra più vecchio di me. No, no, Vediamo davvero, fra però è qualche strano. No, ma ti giuro su anno. Dio, è un effetto stranissimo, perché è come se io fossi di 30 anni più giovane, nel senso che è come se avessi visto, come se fossi da bambino avessi visto i film di Diego, cosa che non è così, perché abbiamo la stessa età. Eppure per me davvero il cinema comico è Diego come lo è stato Totò, come lo è stato Paolo Villaggio personalmente, o Stanlio e Ollio. Però è strano perché abbiamo la stessa età, per cui lavorare con Io ho Diego è stata cominciato una... molto presto, io ho Sì, cominciato però è proprio una cosa presto. curiosa, io facevo comunque già l'attore, perché facevo l'attore di Non ti teatro, non ricordi al il mondo cinema. prima di Io sono me? arrivato al cinema più tardi, però sono proprio un appassionato di cinema, vedo, credo di aver visto 15.000 film nella mia vita, ne ho visti almeno uno al giorno, in tutta la mia vita, non c'è un giorno che non abbia visto un film. E per cui Diego era, quando un giorno mi telefonò, perché ci eravamo visti alle giornate del cinema, e mi disse che lei gli era piaciuto un trailer di un mio film, e mi disse ma facciamo una cosa insieme, per me questa cosa mi emozionò moltissimo, per cui non c'è stato assolutamente lo scatto per... lavorare insieme, no? Sai quella cosa che dice oddio, devo lavorare con te? È stato un fatto molto naturale perché è come se fosse uno di perché, come se appartenesse al mio Certo, immaginario dispiace, cinematografico. fai i complimenti, mi Però sei non sono stato complimenti, è un una modo proprio un constatazione, racconto, è dice. un racconto, davvero. Vabbè, È e tu che vero, devo dire, è vero. li hai proprio osservati sul set, anche adesso poi la parola metodo, approccio è sempre un pochino inflazionata, però ecco, nel loro modo proprio di lavorare, di affrontare un personaggio, una scena, come si muovono? Nello stesso modo, diversamente? No, in maniera molto diversa. In maniera molto diversa, diciamo che è un modo diverso, ma un approccio molto professionale da parte di entrambi. È molto serio e anche con una gran voglia di far bene le cose, che è una caratteristica, io lo dico perché loro hanno una carriera importante fatta. Non è banale trovare attori con questa carriera che abbiano questa voglia di far bene il proprio lavoro. Poi l'approccio è stato un approccio, secondo me, creativo, cioè io credo che il regista debba, il compito principale sia quello di far dare il meglio all'umanità che agli attori che ha. Ecco, quello che ho cercato di fare è di farli stare a loro agio, questa è stata la cosa principale, il lavoro Creando anche un principale. gruppo Creando un gruppo buono di attori anche, sì, intorno, un coro, come dicevamo, molto... no? Un coro che funziona e che stava al gioco, perché il gioco che loro due hanno messo in piedi è un gioco divertente, curioso e ha coinvolto tutti quanti, I secondo ragazzi erano me. sempre molto affettuosi, il Sì. cast è stato molto affettuoso. Questo è stato l'apporto, il mio apporto in questo caso è stato questo. Ecco, a chi non ha visto il film lo deve andare a vedere e mi piacerebbe che raccontaste un po', siccome c'è un film a cui vi siete ispirati con Totò, Fabrizio, ecco, quanto è stata importante la lezione di quel film e invece che cosa proprio dei ragazzi di oggi, del mondo di oggi, dei tempi di oggi vi interessava sottolineare. Chi risponde? Beh, il regista penso, giusto, Beh, no, giusto, non sì, so se... certo, ci siamo ispirati, sì, a vari film, tra cui Totò, Fabrizio e Giovani d'Oggi, film di Mattioli del 1960. Però ci siamo solo ispirati, perché poi è vero che la storia è simile, cioè ci sono due ragazzi in quel film che si vogliono sposare, due genitori che non vogliono che si sposino. Però, insomma, Fabrizi
e Totò non sono Vincenzo e Diego, quindi purtroppo, hanno, purtroppo anche perché qui poi è proprio invertito, come dice sempre, sì. Vincenzo, cioè Vincenzo è più simile a Fabrizio come carattere, mentre Totò, cioè quello che aggredisce, quello un po' più anarchico, sì, esatto, è più simile al personaggio che interpreta Diego. Quindi sì, ci siamo ispirati a quello, ma fino a un certo punto, perché poi la storia ha preso corpo in un altro modo. I ragazzi, la seconda parte della domanda era su ciò che sì, dell'oggi, dei ragazzi, proprio di quello che cosa volevate sottolineare, insomma. Ma noi, quello che viene fuori da questo film è che alle volte i ragazzi ci vedono più lungo dei genitori. Ecco, io ho l'impressione che sia un pochettino così. L'amore di questi due ragazzi, che Lorenzo Zurzolo e Grace Ambrosi interpretano questi due ventenni, che sono i loro figli, in realtà è molto più importante di quanto loro due abbiano valutato. Cioè loro due vedono semplicemente una differenza culturale, una differenza che non li convince, quindi tentano di impedire il matrimonio, ma poi sono i primi a rendersi conto che invece questi ragazzi avevano ragione, e ci sono delle scene secondo me bellissime che entrambi fanno, che sono delle scene quasi per me commoventi, in cui c'è un confronto reale con questi ragazzi e trovano il modo di conciliarsi con loro.